ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. Whatever it takes, useremo ogni mezzo possibile per difendere l'euro. Mario Draghi, presidente della Banca Centrale Europea, è l'uomo che ferma davvero lo spread. La speculazione internazionale che aveva messo nel mirino l'Europa per più di un anno, quella speculazione che non era stata fermata dalle misure drastiche prese dai governi, dai proclami dei leader nazionali, dai voti dei vari parlamenti, si ferma di colpo di fronte a queste poche parole. Draghi diventa un fenomeno. Viene persino nominato uomo dell'anno 2012 dal giornale inglese Financial Times e dall'americano Time. Come mai? Quel giorno Draghi giura a mercati, cittadini, politici che l'euro non si sarebbe spezzato, che egli avrebbe fatto le cose giuste e necessarie per impedirlo, alla fine aggiungendo: vi assicuro che sarà sufficiente. Il parere di Stefania Tamburello, giornalista del Corriere della Sera e autrice della biografia Mario Draghi, il governatore. Erano solo delle affermazioni, ma in quel momento di grande confusione è apparso come l'unica persona in grado di poter dare quell'assicurazione, perché nessuno aveva preso il coraggio, nessuno era credibile nel darla. I governi dell'Eurozona in difficoltà e non ripetevano ad ogni incontro che avrebbero fatto di tutto per salvare l'euro, con scarsi risultati. Quando l'ha detto il presidente della Banca Centrale Europea, lo scenario socio-economico è cambiato. Mario Draghi ha potuto fare affermazioni così nette ed avere, se non un consenso, diciamo un dissenso controllato da parte di altri autorevoli stakeholder della Banca Centrale Europea, in quanto la credibilità politica del Paese era migliorata rispetto a novembre 2011. Non solo grazie a delle parole. Tutto questo si forma perché il giorno 24 di luglio sembrava che la Grecia uscisse, 2012, uscisse dall'euro, con il che portando alla crisi dell'intera Eurozona. In quel momento Mario Draghi decide di prendere in mano il bazooka e di dire: non lo permetteremo, la Banca Centrale Europea non lo permetterà. Interventi illimitati non significa incontrollati, ha poi spiegato Draghi, strappando alla fine il via libera più difficile, l'ok della cancelliera tedesca Angela Merkel. Non si sa come il banchiere italiano l'abbia convinta. Lui sostiene di non aver preparato con Berlino il terreno che ha portato al whatever it takes. La decisione fu presa in totale e piena indipendenza, ha ripetuto più volte. E ha detto in maniera molto efficace, anche comunicativamente, e siate sicuri che quello che faremo sarà abbastanza. In effetti, la banca, facendo capire che la banca centrale, che oggi è l'istituzione che ha il potere più importante, è quello di creare moneta, l'atto creativo più importante nel senso economico, avrebbe usato tutto questo potere per bloccare la speculazione. Si erano diffusi immaginari scenari di disastro, ricorda il presidente della Banca Centrale Europea, e tra questi c'era anche la frattura dell'euro e la fine della moneta unica. Il messaggio era chiaro: la Banca Centrale Europea non avrebbe più consentito operazioni speculative contro i paesi più deboli. I mercati non devono più scommettere sulla fine dell'euro. Dice: la politica monetaria può fare molto, ma non può far tutto. Ne è tornato a parlare a Davos recentemente. Non dobbiamo dimenticare la forza dell'economia dei paesi dell'Unione Europea. Mario Draghi ha bloccato una crisi rovinosa e, nel farlo, ha messo in evidenza il nuovo ruolo dei banchieri centrali, diventato decisivo e fortemente pubblico in seguito alla grande crisi del 2008. Ed è proprio questa una delle grandi novità di questi ultimi due anni da incubo. I governi sono dipendenti dalla banca centrale perché? Perché in questo momento di grande, come si era detto prima, di grande turbolenza monetaria, diciamo la conduzione della crisi l'ha tenuta in mano per un po' la BCE. L'Europa ha bisogno di una banca centrale più forte? Ha senso una moneta unica senza alle spalle un governatore in grado di reagire a quella che è stata chiamata la guerra monetaria scatenata dalle politiche americane e giapponesi? La Merkel si convincerà mai a lasciare più spazio e più poteri a Mario Draghi? Dunque,
Mario Draghi nell'estate del 2012, alla fine di luglio, ha fermato lo spread. È il primo momento di tregua in quella che è stata una vera e propria guerra mondiale, la guerra mondiale dei soldi. I paesi più deboli, noi, paesi del sud Europa, Italia, Portogallo, Grecia, Spagna, Irlanda, ci troviamo ancora però in difficoltà e tutti si chiedono: a che cosa puntano adesso gli investitori internazionali? C'è qualche gioiello di famiglia, qualche tesoro italiano da rubare, da portare via, da acquistare o da svendere, se visto dal nostro punto di vista? Com'è insomma oggi l'Italia? Vendesi? A quali tesori di Stato toccherà questa volta? Potrebbe accadere di nuovo un episodio come quello del Britannia? E sul Britannia, di cosa si è parlato? Non può riaccadere un episodio come quello del Britannia, perché noi siamo ormai da 20 anni sul Britannia. Siamo riusciti con le privatizzazioni selvagge degli anni, dalla fine degli anni 90 del centro-sinistra, a ridurre il debito pubblico del 7%, e facendo il record delle privatizzazioni europee. Ora, lei mi dica cosa è servito di smettere un bene che gli italiani hanno costruito in 50 anni di lavoro, 40 anni di lavoro, per ridurre il debito pubblico del 7%. Immobili, 5-600 miliardi di euro tra terreni e alloggi. Concessioni, 30-40 miliardi di euro in lotterie, concessioni demaniali, comprese spiagge e acque minerali, infrastrutture, autostrade, porti e aeroporti. Partecipazioni, ancora una volta, Eni, Enel e Finmeccanica. Stiamo parlando di un paese, il nostro, che era la quinta potenza industriale del mondo. Avevamo un'industria automobilistica, la Fiat, di fatto ormai è nelle mani delle banche, nelle mani degli stranieri. Avevamo delle banche, pensiamo alla BNL, ora è Paribas, avevamo dell'eccellenza sulla produzione alimentare, la Parmalat, la Cirio, ora sono francesi. Ma potremmo continuare anche parlando di Finmeccanica. Si scoprono le tangenti adesso, probabilmente le tangenti venivano conosciute, erano conosciute da molto tempo, però si scoprono adesso. Però pare che ci siano industrie tedesche interessate alla Finmeccanica, si parla, si legge, la Siemens. Qui non si tratta di vendere il patrimonio, qui si tratta di avere una visione strategica del paese, una politica industriale, e quindi qualunque cosa si privatizzi deve andare in parallelo con la liberalizzazione. Perché altrimenti ci vediamo l'esperienza dei 15 anni passati, dove si è privatizzato spesso a quattro amici al bar, spostando quello che era un monopolio pubblico in un monopolio privato. Vediamo queste aziende nel dettaglio. Eni è una delle maggiori aziende energetiche al mondo, presente in 85 paesi, ha 79.000 dipendenti. Il Ministero dell'Economia ne detiene il 30% circa, il fatturato è di oltre 110 miliardi di euro. Enel, multinazionale leader nel campo dell'elettricità e del gas in Europa e America Latina, è presente in 40 paesi su 4 continenti, dà lavoro a più di 80.000 dipendenti. Il Ministero dell'Economia ne possiede circa il 14%, la Cassa Depositi e Prestiti il 17%, il fatturato ammonta a quasi 80 miliardi. Finmeccanica, primo gruppo industriale italiano nel settore delle alte tecnologie, tra i primi 10 al mondo nel campo della difesa e della sicurezza. È presente in 50 paesi in tutti e 5 i continenti e vanta più di 70.000 dipendenti. Il Ministero dell'Economia ha il 30% circa, il fatturato arriva ad oltre 17 miliardi. Ma quanto potrebbe incassare questa volta lo Stato? Al massimo 25-30 miliardi di euro, a cui si possono aggiungere 12 miliardi delle partecipazioni delle società non quotate in borsa come Poste Italiane. Si rischia inutilmente la svendita. Ma qua stiamo parlando del, uso un termine che a me non piace parlare, del core business, cioè dei nuclei fondanti dell'economia italiana. Vengono regalati. Il nostro paese torna a diventare un paese di provincia. Siamo usciti dalla seconda guerra mondiale che eravamo un paese distrutto. Come abbiamo fatto in meno di 25 anni a diventare il settimo paese più ricco del mondo? Come abbiamo fatto? Possono rispondermi questi economisti dell'austerità e del pareggio di bilancio? L'abbiamo fatto semplicemente usando, come dicevo, la spesa pubblica, che è l'attivo dei cittadini e delle aziende, per un periodo di tempo che ha concesso all'Italia di diventare il secondo paese più ricco del mondo, pur non avendo niente, una produzione industriale stupenda. Noi siamo entrati nell'Eurozona con la prima produzione industriale d'Europa. Sapete chi erano gli ultimi? I tedeschi.
Siamo a Washington, nella sede del Fondo Monetario Internazionale, un organismo molto importante che spesso dispensa ricette per gli stati membri, per le economie, soprattutto quelle in difficoltà, dei paesi in crisi. È sempre considerato il posto dove si suggeriva politiche di taglio di bilancio e politiche di aumento fiscale, ma c'è qualcosa che è cambiato. Nell'ultimo periodo il Fondo Monetario ha avuto un capo economista, il francese Olivier Blanchard, che dice altre cose. Comincia a mettere in dubbio che le politiche di austerità servano davvero a migliorare l'economia. Vediamo perché. È un colpo di scena quello che all'inizio dello scorso ottobre colpisce gli esperti economici mondiali, quelli che hanno il duro compito di tirarci fuori dalla peggiore crisi della storia. In uno degli appuntamenti di routine del Fondo Monetario Internazionale, il World Economic Outlook, le previsioni economiche mondiali, il capo economista, il professore francese Olivier Blanchard, dichiara che secondo nuovi calcoli basati su dati empirici, le manovre di austerità, quelle comunemente chiamate lacrime e sangue, in alcuni casi sono state troppo dure. In one sentence, la ripresa economica mondiale continua, ma si è ulteriormente indebolita. In economie avanzate la crescita è ora troppo bassa per migliorare la disoccupazione. E pensare che l'acronimo del Fondo Monetario, IMF, veniva anagrammato in It's Mostly Fiscal, in altre parole tasse, tasse e ancora tasse. Ma da quella mattina di ottobre la musica è cambiata. Il capo del Fondo Monetario Internazionale, che non perde occasione per sottolineare quanto sia rischiosa per l'Europa la politica di austerità così fortemente voluta da Angela Merkel. In sostanza, Blanchard ha studiato alcune conseguenze dell'austerità dei governi nel passato ed ha realizzato che le previsioni risultavano sempre troppo ottimistiche. Storicamente gli economisti sono sempre stati d'accordo sul fatto che l'aumento delle tasse causa un rallentamento della crescita. Il problema è capire quanto. E Blanchard è giunto alla conclusione che il moltiplicatore che determina questo rallentamento della crescita è 3 volte più grande del previsto. Ad esempio, per ogni euro in più di tasse, il livello di produzione diminuisce di 1,50 euro e non solo dello 0,50. Nei giorni scorsi abbiamo raggiunto Blanchard a Washington per capire meglio i risultati dei suoi studi e la sua posizione sull'Europa e l'Italia. Le sue scoperte sui moltiplicatori stanno in qualche modo mettendo in discussione le economie europee predominanti. Allora c'è qualcosa di sbagliato nel modo in cui scegliamo di combattere la crisi? Lei sostiene che la crescita è troppo lenta. Qual è il problema? Cercherò di rispondere ad entrambe le domande. C'è la questione dell'adeguamento fiscale, che è stato attuato sia dal governo Berlusconi sia in seguito dal governo Monti, e che ha avuto un effetto dannoso sull'occupazione. E se l'effetto dei moltiplicatori è stato superiore a quanto avevamo immaginato nella nostra valutazione, indubbiamente l'esito è stato maggiormente nocivo. Non c'è molto da dire. La vera questione è se ci poteva essere un'alternativa a questo. Ma le politiche economiche dell'Europa e quindi dell'Italia non sono solo nelle mani del Fondo Monetario, ma devono per forza tenere conto degli altri 2 attori della severa troica, la Commissione Europea e la Banca Centrale Europea, fortemente influenzate dalle politiche di penitenza richieste dalla cancelliera tedesca. E secondo alcuni analisti non sarà facile convincerli che la soffocante pressione fiscale va allentata. Il Fondo Monetario Internazionale con Blanchard ha fatto un'operazione verità e anche un'operazione autocritica molto coraggiosa. Purtroppo nella Commissione Europea le resistenze a prendere atto dei dati di realtà sono più rilevanti. Però credo che una discussione che venga sostenuta da un paese importante come l'Italia possa contribuire a un ripensamento che è sempre più necessario, perché l'economia reale sta soffocando. Un messaggio invece arrivato forte e chiaro da Tokyo, dove il neoeletto Shinzo Abe, a pochi giorni dal suo insediamento, ha annunciato un programma mastodontico di spesa pubblica che tra fondi del governo centrale, dei governi locali e di privati si aggira intorno ai 170 miliardi di euro, pari al 2,6% del PIL.
Il programma economico del governo giapponese prevede anche una nuova emissione di moneta per svalutare ulteriormente lo yen, che negli ultimi mesi ha già perso il 14% del suo valore, rendendo i prodotti giapponesi molto competitivi, ma rendendo la vita di noi europei ancora più difficile. Io ho scherzato su Twitter, ho detto: noi facciamo il fiscal compact, quindi l'anno prossimo dovremmo avere 50 miliardi in più di tagli e per ridurre il debito, e il Giappone con il debito al 236% del PIL lancia una sfida aggressiva aumentando la spesa pubblica per far ripartire il paese. O siamo matti noi o sono matti loro. A me sembra un po' come stiamo facendo una gara contro delle fuoristrada con dei motori truccati, e noi siamo su un pulmino di 27 e non siamo neanche al volante, diciamo. Ecco, questo pulmino è un po' antico. Palazzo Koch, sede della Banca d'Italia. Si sono invertite le parti. Il Fondo Monetario Internazionale, sempre sinonimo di rigore, di politiche severe di bilancio, questa volta chiede agli stati del Sud Europa soprattutto: cambiate politica, altrimenti sarà difficile che i vostri paesi tornino a crescere. E da noi il governatore della Banca d'Italia Visco dice al Corriere della Sera: attenzione, perché lo spread è dovuto solo in parte alle scelte di politica italiana. Ma nella politica italiana non si discute di finanze, di mercati, di americani e di giapponesi, di autorità monetarie, ma si discute, ahimè, ormai solo dell'economia reale, quella che ha colpito i portafogli delle famiglie. Alla fine della tempesta sullo spread l'Italia è in ginocchio. Lo dicono i numeri innanzitutto, come sempre in economia. Ecco i dati fondamentali nel confronto tra oggi e 24 mesi fa. Febbraio 2011. Il PIL è al più 1,3%. Non ha certo il passo della Germania, più 3%, ma fa registrare dati leggermente superiori alle aspettative. Nel febbraio 2013 il PIL scende a meno 1%. Se nel 2011 il debito pubblico è al 119% del prodotto interno lordo, nel febbraio 2013 sfonda quota 2.000 miliardi di euro, il livello più alto mai registrato, con una percentuale record del 126,4%. Ancora febbraio 2011. La spesa annuale dello Stato ammonta a 798 miliardi e 565 milioni, mentre nello stesso mese del 2013 raggiunge gli 809 miliardi e 543 milioni. Nel febbraio 2011 la disoccupazione è all'8,4%. Nello stesso mese del 2013 il dato ha raggiunto un livello drammatico, l'11,1%. Siamo ben oltre i 2 milioni e mezzo di disoccupati. La disoccupazione giovanile è a un livello ancora più alto. Dal 28,1% del febbraio 2011 balza al 37,1% nello stesso mese del 2013. Per finire, se nel 2011 la pressione fiscale era del 42,6%, a febbraio 2013 è arrivata a sfiorare la soglia del 45%. Ma al di là dei freddi dati economici, il 2012 è stato anche l'anno dei forconi, degli esodati, del braccio di ferro tra Fiat e Fiom e di quello tra magistratura e governo sull'Ilva di Taranto. L'industria manifatturiera fa registrare i risultati peggiori d'Europa. Si consumano i casi Fiat e Ilva, diversi per natura, segnalano una sofferenza delle imprese più importanti del paese. C'è un indice che si chiama TTR, che vuol dire Total Tax Rate. Profitto commerciale che cos'è? È quello che l'impresa guadagnerebbe se non dovesse pagare le tasse allo Stato, tipo IRES e IRAP, ma anche se non dovesse pagare i contributi sociali. Allora, togliendo queste cose, c'è una torta che resta, che profitto puro, che resta all'impresa, che è 100. Di quanto viene tosata questa torta di 100? Allora, in Italia del 68,6%, questa è la cifra. Nessun altro paese del mondo civilizzato, in particolare nessun paese OCSE, ha una percentuale così alta. E questo è il dato di fondo. Nel frattempo, i giornali e le televisioni iniziano a raccontare una nuova e lenta strage. 23 imprenditori si sono uccisi dall'inizio dell'anno, strangolati dai debiti.
La crisi economica e la tragedia dei suicidi. 5 suicidi in meno di una settimana. L'allarme degli artigiani. Dall'inizio dell'anno sono 23 gli imprenditori che si sono tolti la vita travolti dai debiti e dalla crisi economica. Sono i suicidi da crisi economica. Imprenditori, lavoratori autonomi, commercianti di tutta Italia messi in ginocchio dai debiti, dalle tasse e da una crisi che non accenna a passare. Tragedie quotidiane che colpiscono il paese. Il dibattito si sposta poi drammaticamente in Parlamento. Si è creduto all'idea dei sostenitori del rigore che il rigore di per sé potesse produrre effetti espansivi, quello che Krugman criticandolo chiamava la fata fiducia, no? Cioè basta il rigore per riavere la fiducia dei mercati, e fiducia dei mercati rifarà ripartire l'economia. Purtroppo questa idea si basa su dei modelli che hanno delle assunzioni che non reggono, perché in questi modelli si ipotizza che la gente, vedendo che lo Stato rimette a posto il bilancio, anticipi che in futuro ci saranno minori tasse e già oggi comincia a consumare di più. Non è vero che la signora che deve andare a fare la spesa al mercato, che non si trova più soldi in tasca per il rigore, diciamo, dello Stato, il rigore fiscale, non è che consuma di più perché anticipa che dopo avrà meno tasse, no? Speculazione. Si alzano i rendimenti, si alza lo spread, le banche non prestano più soldi perché le regole sulla ricapitalizzazione le portano a pensare a loro stesse e ai loro coefficienti piuttosto che al loro mestiere, quello di prestare soldi alle famiglie e alle imprese, e si crea la tempesta perfetta che produce poi, questo sì, cose vere, la recessione. Noi nel 2013 dobbiamo stare molto attenti perché dobbiamo mantenere nervi saldi sul fronte dell'equilibrio finanziario, ma anche sul sostegno alla produzione, alla crescita, all'occupazione, perché se le cose stanno così, entro l'anno 2013 noi avremo 40-50 mila imprese in meno e 400-500 mila disoccupati in più. Monti poteva fare tutto quel che voleva tra novembre dell'anno scorso, cioè di 2 anni fa, e i 6 mesi successivi. Non ha usato questo tempo. Com'è pensabile che quando era nella posizione ideale per fare tutto quello che voleva, perché gliel'avremmo concesso, era cincinnato, era completamente padrone di questo paese, come possiamo pensare quello che non ha fatto quando era al massimo di consenso, il massimo di potere, il massimo anche di capacità di ricatto, tra virgolette, nei confronti delle forze politiche? Questo non è riuscito a farlo. Allora dovremmo pensare che ci riesce adesso, quando le elezioni saranno vinte da qualcun altro. La tempesta dello spread è archiviata, siamo qui a Palazzo Chigi di fronte a questo palazzo che è vuoto, nel senso che il governo è in ordinaria amministrazione, e tuttavia l'Italia si cura le ferite di una guerra durata 2 anni, la guerra dei soldi, dove certo l'Italia non è stata vittoriosa, ma anzi è stata sconfitta. E allora presto voteremo, decideremo, ma la domanda un po' angosciante che ci facciamo è: basterà questo per farci tornare padroni del nostro destino?